fresche di Olimpiadi, che emozione avete provato alla vittoria di questa medaglia e soprattutto al ritorno e insomma a vedere la reazione di tante persone che vi hanno tifato? È stato molto emozionante, è un sogno che realizzi, quindi da quando inizi a giocare a pallavolo che vuoi vincere una medaglia olimpica, siamo riusciti a vincere quella più bella, quindi sicuramente è un'emozione molto forte e sicuramente molto bello, molto più emozionante vedere la gente che ti ferma e ti dice mi sono molto emozionata a vedervi giocare e si è avvicinata magari a questo sport che non conosceva, quindi sicuramente ci dà molto orgoglio. Com'è stata la fase adrenalitica, insomma, della preparazione per le Olimpiadi e il fatto di riuscire a raggiungere un obiettivo che sognavate? Ma è stata una preparazione molto lunga, non solo di questi 4 mesi di quest'estate, ma tutto il lavoro nel club, tutto il lavoro nelle scorse estati sicuramente è servito e ha fatto parte di questo percorso che ci ha portato fino a questo obiettivo. E quindi, insomma, spero si sia visto il lavoro che abbiamo fatto e siamo molto contente e fiere. E come diceva Moni, già, sai, partecipare a un'Olimpiade è veramente motivo di orgoglio enorme per ogni sportivo, credo, e anche vincerla è un sogno, credo, neanche, non ero neanche capace di dirlo fino a un mese e mezzo fa. E quindi niente, veramente emozioni per cui non ci sono parole, ecco. Oggi tu intanto compi gli anni, quindi tanti auguri. Qual è il regalo che vorresti ricevere sportivamente per i prossimi mesi? Di divertirmi con le mie compagne, siamo un bel gruppo, abbiamo già iniziato a lavorare sodo in palestra e come tutti gli anni c'è stato qualche cambiamento, però sono sicura che insomma la chimica quella la senti fin dall'inizio ed è una delle parti fondamentali insomma dei nostri successi, credo che quella ci sia, quindi mi auguro che questo gruppo si diverta, che faccia appassionare ancora più persone, che faccia tornare in palestra comunque tutti i nostri tifosi e basta che avremo una bella stagione tutti quanti insieme. Thank you.